Il programma è 8 giorni di campagna elettorale per il ballottaggio con comizi sul territorio ed eventi su programmi tecnici. È quanto farà Americo Di Benedetto, candidato sindaco del centro-sinistra, nei giorni che lo accompagneranno sino al 25 giugno, giorno di nuovo voto. Un'agenda ricca ma non troppo eccessiva. Del resto il lavoro, ha più volte detto, è stato già fatto ed ora, passato il tempo dell'analisi politica del voto, è già ora di rimettersi in moto. Una sorta di autodeterminazione, ha detto senza troppi confronti con il candidato del centrodestra Pierluigi Biondi. Parola d'ordine, grande organizzazione, grande entusiasmo, volontà di ripercorrere in maniera importante e precisa questi giorni a venire sul progetto che noi abbiamo e sull'idea della città e soprattutto organizzandoci, dandoci uno strumento di programmazione per l'appunto da divulgare sia agli organi di stampa, quelli che ai media, a tutti i media, alle associazioni e agli elettori soprattutto. Quindi noi ci siamo autodeterminati su un'organizzazione prospettica della campagna elettorale perché abbiamo pochi giorni e dobbiamo avere le idee chiare su come affrontarla. Prima della conferenza stampa una riunione con i rappresentanti dei partiti candidati con lui per gettare le basi di una campagna elettorale condivisa, precisa e puntuale. Di Benedetto ha escluso l'arrivo del segretario del PD Renzi, che non ha partecipato a nessuna campagna elettorale, ma ha annunciato che potrebbe arrivare il governatore del Lazio Nicola Zingaretti oppure Sala da Milano. Ci serve sempre prudenza, in ogni azione rinnovata riparti dalla partenza, non parti dall'arrivo, così come è stato subito dopo le primarie per affrontare le elezioni, dopo le elezioni per affrontare il ballottaggio, ma con grande determinazione e con una grande forza che non è quello del risultato, è quella della proposta. Noi siamo forti della nostra proposta che ha ricevuto un consenso, siamo forti del risultato, ma vogliamo quel risultato non solo confermarlo, ma addirittura implementarlo, perché abbiamo altri giorni per poter dimostrare che la nostra proposta politica e amministrativa è una proposta seria, equilibrata, rispettosa delle esigenze della città, ma soprattutto ben declinata attraverso un modo di fare che è il modo di fare che i cittadini si aspettano, cioè il giusto equilibrio nel rapporto con i cittadini, il giusto rispetto, la giusta sensibilità e il giusto stile.